89 nuovi casi positivi al contagio da Covid-19 su 1.882 tamponi effettuati, 16 di questi casi di contagio sono in provincia di Pesaro Urbino. È questo il dato delle ultime 24 ore raccolto dal Servizio Sanitario Regionale, che denota una lieve flessione rispetto ai 98 casi del giorno prima e soprattutto del picco dei 204 episodi di contagio rilevati fra sabato e domenica. La guardia però resta altissima, soprattutto perché è cresciuto il numero dei ricoveri. Sono 16 i pazienti nelle Marche in degenza in reparti di terapia intensiva. Nel pesarese si tiene d'occhio soprattutto la situazione nelle scuole, dove ci sono casi di classi in quarantena ai licei Mamiani Marconi di Pesaro, così come analoghe situazioni si stanno verificando nell'entroterra. Il caso più delicato è attualmente a Sasso Corvaro, dove ieri sono emersi 17 casi positivi al contagio. Il sindaco Daniele Grossi assicura come si stia prendendo ogni misura utile a contenere la situazione. La scuola è stata chiusa già da domenica scorsa, non questa domenica, la domenica prima. E nel frattempo l'ASUR ha effettuato i primi tamponi su una sezione, perché all'interno della scuola dell'infanzia abbiamo due sezioni, quindi una sezione, quella con dei bambini che erano stati a contatto con il positivo, sono già stati verificati, quindi in quella sezione abbiamo riscontrato 8 bambini positivi asintomatici. Per fortuna tutti stanno bene, e questa è la cosa più importante. E adesso, domani, l'ASUR effettuerà i tamponi ai bambini dell'altra sezione. Quindi aspettiamo l'esito adesso dei controlli sui bimbi dell'altra sezione, in modo che non appena avremo l'esito avremo la possibilità di riaprire anche la scuola dell'infanzia per tutti i bambini negativi che al momento sono tutti a casa. Altre persone con sintomi non ne abbiamo, anche collegate ai bambini, alla scuola, ai bambini asintomatici positivi, quindi nelle famiglie stanno tutti bene, non hanno sintomi, però ecco, faranno ulteriori verifiche e accertamenti sanitari, anche perché ci sono tanti asintomatici, quindi aspettiamo di conoscere adesso l'esito da domani con i nuovi tamponi, quindi già venerdì potremo avere un po' la situazione più sotto controllo.